È stato raggiunto l'accordo tra l'ABI e le organizzazioni sindacali del credito, volto ad assicurare la prevenzione, il contrasto, il contenimento e la diffusione del virus Covid-19 nel settore bancario. Secondo questo accordo, sollecitato dagli stessi sindacati che avevano avviato la mobilitazione della categoria, non escludendo lo sciopero, le principali misure previste sono innanzitutto la garanzia sulla distanza di sicurezza pari a almeno 1 metro nelle filiali tra il personale e gli utenti, l'approvvigionamento capillare di dispositivi di protezione individuale, in particolare di mascherine e di prodotti di sanificazione, l'installazione di barriere in plexiglass per proteggere meglio gli addetti al pubblico, prenotazione di appuntamenti per le operazioni bancarie urgenti con i singoli clienti, in modo da disciplinare il traffico evitando inutili e pericolosi assembramenti. Vigileremo sul puntuale rispetto di questo accordo anche a Siracusa e Provincia, dichiara Gaetano Motta, segretario coordinatore provinciale della FABI, principale sindacato dei bancari, anche perché ci viene tuttora segnalato dai nostri dirigenti sparsi sul territorio un comportamento disomogeneo da parte degli istituti di credito, dovuto spesso a carenze organizzative interne che non permettono un'efficace e tempestiva risposta all'emergenza che stiamo vivendo. Un'emergenza, sottolinea Antonio Argento, responsabile della comunicazione FABI di Siracusa, che ci costringe in alcuni casi, quelli estremi, ad adire le autorità sanitarie, come è accaduto pochi giorni fa in una grossa agenzia di un importante istituto di credito che opera in un popoloso comune della provincia retusea. La situazione potrebbe diventare più critica con l'avvicinarsi del 1 aprile, data del pagamento delle pensioni. Per le banche non è previsto lo stesso sistema adottato alle poste, di pagamento, quindi per contanti in ordine alfabetico, anche perché praticamente tutti i pensionati clienti della banca hanno l'accredito automatico sul conto corrente. È auspicabile, conclude Motta, che anche i pensionati clienti delle banche utilizzino per quanto possibile il bancomat o moneta elettronica per usare e prelevare la pensione, evitando inutili assembramenti.